Ciao a tutti, oggi voglio consigliarvi 5 libri con meno di 200 pagine. Spesso infatti mi chiedete consiglio su qualche libro che non faccia magari parte di una trilogia, di una saga, di un ciclo, o insomma un libro non impegnativo da quel punto di vista, ma che non sia carente di contenuto. C'è poi chi ha poco tempo da leggere o semplicemente non vuole impegnarsi troppo con una lettura troppo lunga, preferisce magari leggersi un libro in un pomeriggio o in un paio di giorni. Natale poi si sta avvicinando, quindi questo video potrebbe essere anche una buona idea per darvi qualche spunto e consiglio in previsione di qualche regalo di Natale. Il primo libro che voglio consigliarvi è Itaca per sempre di Luigi Malerba. Questo libro si ispira all'Odissea e narra le vicende di Ulisse una volta tornato a Itaca. Ulisse, travestito da mendicante, organizza la propria vendetta e si stupisce molto di non essere riconosciuto da Penelope. In realtà però Penelope l'ha riconosciuto. È una storia che indaga più nel profondo i sentimenti di questi personaggi, la storia infatti narrata dai due punti di vista. Questo libro mi è piaciuto tantissimo, anche se la storia bene o male la conosciamo tutti, questo libro va più nel profondo, scava nei veri sentimenti, nei dubbi, nei tormenti dei personaggi e ho apprezzato veramente tanto che si parlasse non solo di Ulisse ma soprattutto di Penelope, che raccontasse anche lei la storia dal suo punto di vista. Un altro libro che vi consiglio è Racconti del terrore di Edgar Allan Poe. Questo è uno dei miei autori preferiti in assoluto, mi piace veramente tantissimo e adoro i suoi racconti, non solo quelli del terrore. Se vi piacciono le storie un pochettino creepy, strane, tenebrose, grottesche, fa sicuramente al caso vostro. Io personalmente non sono un amante del genere horror o appunto del terrore, però questi racconti sono veramente fantastici. Inutile dirvi che il mio racconto preferito è quello del Gatto Nero. Altro libro veramente straconsigliato è Kitchen di Banana Yoshimoto. In generale tutti i romanzi che ho letto finora di Banana Yoshimoto sono sotto le 200 pagine, alcuni non arrivano neanche a 100, quindi si leggono veramente anche in un pomeriggio e molto spesso mi chiedete: vorrei incominciare a leggere qualcosa di Banana Yoshimoto ma non so da dove partire. Ebbene, Kitchen è il punto di partenza secondo me. È una storia d'amore ma totalmente differente da quelle a cui siamo abituati qua in Occidente. Lo stile di Banana Yoshimoto lo trovo molto raffinato ed elegante, anche se tratta spesso di temi molto pesanti e tristi, come ad esempio la morte, la nostalgia, la mancanza di un caro, semplicemente dei problemi familiari. Non risulta mai pesante e opprimente, ha uno stile veramente molto elegante. Se siete alla ricerca di un libro introspettivo che metta al primo posto i sentimenti, i pensieri e le persone, i libri di Banana Yoshimoto sicuramente fanno al caso vostro. Hanno sempre una trama abbastanza semplice, lineare, non succede mai chissà che cosa, perché appunto il vero protagonista del libro, secondo me, è l'emozione, il sentimento, lo stato d'animo del personaggio principale o comunque dei personaggi della storia. Altri libri di questa autrice che vi consiglio perché mi sono piaciuti veramente tanto e sono, diciamo, fra i miei preferiti sono H&H e Il Lago. Qua sotto in descrizione trovate la recensione a entrambi i libri. Da amante del genere giallo e più nello specifico di Agatha Christie e ancora più nello specifico di Poirot, non posso che consigliarvi Il Natale di Poirot. In realtà ci sono diversi romanzi di Agatha Christie che hanno come protagonista Poirot e che contano meno di 200 pagine. Il più recente che ho letto è Il Natale di Poirot e penso che si sposi bene anche con questo periodo, diciamo, natalizio. È una storia abbastanza classica del genere giallo, la cosa più intrigante secondo me è che il delitto avviene a porte chiuse e quindi è veramente super misterioso ed intrigante. Io poi amo alla follia Poirot, mi piace veramente tanto come personaggio perché è una persona sì eccentrica, un po' pignola, ma estremamente intelligente e mi strappa sempre un sorriso. Mi piace veramente tanto come personaggio e poi i gialli di Agatha Christie sono veramente fuori di testa, li trovo veramente fantastici. Anche lei è una donna veramente intelligente e io la adoro. Un altro libro sempre di Agatha Christie che vorrei consigliarvi è Intrigo le Baleari e altre storie. Si tratta di una raccolta di racconti in cui uno di questi ha come protagonista Poirot, quindi se non vi piace esclusivamente Poirot potrebbe fare al caso vostro perché sono diversi racconti con protagonisti diversi, ma l'autrice è sempre Agatha Christie, che trovo sia magnifica. Io amo i suoi gialli, li trovo veramente misteriosi, intriganti, intelligenti
E niente, l'adoro. Ultimo libro che voglio consigliarvi per oggi, ma sicuramente non ultimo per importanza, è Diario di un cinico gatto di Daniele Palmieri. Si tratta di una storia veramente molto simpatica, divertente, a tratti anche toccante, che ha come protagonista un gatto che scrive appunto questo diario per narrare le sue vicende quotidiane. A me personalmente è piaciuto tantissimo perché avendo 5 gatti mi sono potuta vedere benissimo in alcune situazioni. È una lettura veramente adatta a tutti, che siano bambini, adulti, gatti, ecco, magari non la consiglierei ai cani, però è una lettura veramente molto simpatica, anche come regalo di Natale. Se magari conoscete qualcuno che ama particolarmente i gatti o che ha i gatti, è sicuramente il top dei regali, secondo me. Queste erano quindi le mie letture consigliate sotto le 200 pagine. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate, se avete già letto questi libri o se siete curiosi di leggerli. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!